quelli sono i ferri delle miasce, il modello più antico. Prima si mettevano al camino a scaldare, poi si faceva l'impasto, si stendeva con l'aiuto di quella paletta che si chiama purala, si richiudeva con l'altra metà e restava la miascia un po' spessa. Poi sono stati fatti questi ferri qui rotondi che, essendo fatti a pinza, schiacciano e la miascia diventa sottile e croccante. Quell'attrezzo lì serviva per tener fermo il parel al camino, si appoggiava al parel e quello era il posto per la scarpa. Questo è lo stufor che andava a braccia, dove si metteva a scaldare il cibo. Ecco, questo è l'as di Tumit. Si metteva a cagliare il latte, poi si metteva a gocciolare questa cagliata sempre in piatti appositi di ronco con i buchi sul fondo. Quando si erano un po' rappresi, si mettevano su questo asse che veniva tenuto in leggera pendenza. Queste scanalature servivano a convogliare il gut verso un recipiente che si metteva di sotto per poi buttarlo via. Questo casaban qui lo devi immaginare all'interno di un ancadafè, dove c'erano questi casaban attorno alle pareti e il fuoco era al centro della stanza. Si accendeva questo fuoco e poi tutto un sistema di areazione, di finestrotti eccetera, portavano via il fumo, non completamente, perché se eri in piedi morivi, se eri seduto non lo sentivi. Nell'ancadafè d'inverno, sotto il casabanchi, venivano messe le galline. E così erano sotto controllo, perché d'inverno la volpe scendeva bassa e le avrebbe rubate e portate via. Queste sono le vecchie bielline, sono le terracotte più antiche che ho. Sono proprio i primi piatti che si usavano proprio per il cibo.